Bene, oggi siamo con una band emergente, vi abbiamo già dato un assaggino, abbiamo ascoltato un loro brano. Di loro posso dire che sono in attesa della pubblicazione del primo disco ufficiale, che a breve avverrà, però hanno all'attivo già hanno aperto il concerto di Deep Purple addirittura, e anche quello di Beth Hart. Sono stati gli artisti del mese di MTV New Generation, hanno trionfato al Coca-Cola Summer Festival 2014, quindi non da poco. Loro sono i Santa Margaret. Grazie ragazzi di essere qui. Grazie a voi, grazie mille a voi. Siamo qui per la prima volta, tra l'altro, per cui molto molto contenti di trovarci in questa terra. In realtà abbiamo già fatto un disco, è uscito un EP ad ottobre, che si chiama Il suono analogico con la sua vendetta volume 1, e uscirà il volume 2 a breve, quindi entro maggio esce anche il volume 2, e poi il discone uscirà, esatto, verso, insomma, dopo l'estate. Adesso bisogna capire quando entrare in studio. Perfetto. Io sono incuriosito un po' dal vostro nome, Santa Margaret. Vi siete conosciuti a Santa Margherita per caso? Non lo so, tra l'altro località a cui sono affezionato. No, in realtà Santa Margherita Ligure, seppur una bellissima località, non c'entra. Santa Margaret nasce perché volevamo trovare una nostra isola, che non c'è, un nostro luogo che fosse a sud del mondo, a prescindere dallo Stato, un luogo dove è nato il nostro sound, quindi dove noi poniamo le radici, un luogo che avesse anche una connotazione femminile, essendo io donna, quindi la quota rosa andava sottolineata, e quindi Santa Margaret rappresenta un po' tutto questo, tutto il nostro mondo sonoro. Perfetto. Stefano Verderi delle Vibrazioni, chitarrista delle Vibrazioni, come è nato questo nuovo progetto? È nato perché con lei già scrivevamo pezzi da un bel po'. Nel momento in cui si sono fermate le vibrazioni, abbiamo detto ok, dai, iniziamo a fare le cose fatte bene. Per cui poi ho chiamato i ragazzi perché sono persone che conoscevo già da parecchi anni, con cui ho avuto modo già di suonare in precedenza. E niente, ci siamo chiusi in sala prove, abbiamo fatto tante prove e adesso stiamo piano piano uscendo allo scoperto. Perfetto, adesso ascoltiamo Riderò, che è il brano che tra l'altro è colonna sonora del film di Aldo, Giovanni e Giacomo, Il ricco, il povero e il maggiordomo. Ascoltiamolo. Soffro
Bene, quindi come vi ha accolto la critica? Ma la critica bene, nel senso, alla fine cosa c'è da criticare? No, c'è poco ancora, perché comunque siamo usciti con un EP. Detto ciò, abbiamo tentato di essere il più sinceri e onesti possibili, quindi il fatto di uscire solo in vinile e di regalare poi il disco in versione digitale era un po' una sorta di biglietto da visita, no? Quindi noi siamo così, abbiamo questa filosofia, noi pensiamo che il vinile sia il vero supporto che rappresenta la musica e che il CD piano piano vada esaurendo, quindi come prima uscita volevamo insomma uscire allo scoperto, per cui questa cosa è stata in realtà apprezzata. Insomma, poi è una cosa che il ritorno del vinile, dell'analogico, è un po' nell'aria, non siamo certo i primi. Sì, nel senso che non è che non faremo mai un CD, adesso dipenderà un attimino dalle esigenze di mercato. Come stava dicendo lei, sicuramente noi adesso abbiamo centrato il nostro fuoco, il nostro sound, innanzitutto su il suono analogico. Infatti il titolo dell'EP già parla di per sé. È una scelta molto originale. Da un punto di vista tecnico ha creato difficoltà o no? Ma no, nel senso, sì, certo, è ovvio che registrare da computer ti dà delle possibilità, delle facilitazioni in più. Però noi siamo tutti musicisti molto preparati e quindi è un discorso di focalizzarsi sul suonare bene la prima, perché il nastro devi comunque registrare, hai poche possibilità di errore, poco margine di errore, quindi devi registrare bene subito la prima e questa cosa è stata fatta, cioè nel senso c'è stata una preparazione per arrivare in studio a far sì che questa cosa accadesse. Il fascino del nastro. Parliamo un po' della copertina, che tra l'altro è disegnata da Shout. Questa che sembra una rotella Haribo, una liquirizia, invece nasconde un significato particolare. Sì, in realtà Shout, che è un illustratore appunto molto famoso all'estero, un po' meno qui in Italia, al secolo Alessandro Gottardo, ha interpretato un po' la nostra musica e il titolo del disco, quindi il suono analogico come la sua vendetta, questa rotella Haribo che in realtà potrebbe rappresentare anche il vinile, il nastro. Girando il vinile, girando il disco, si scopre che è un serpente, quindi che rappresenta appunto col serpente la vendetta. Detto ciò, poi c'è anche un altro significato, quindi il fatto di andare un po' oltre le cose, non fermarsi all'apparenza della copertina, ma girare, quindi avere in mano il disco fisico. C'è qualcosa che ha ispirato qualcuno dei vostri brani? Qualcosa in che senso? Particolare, qualcosa che adesso faccio io. Qualche evento particolare che magari vi ha dato lo spunto per scrivere un tema particolare di un album, di un disco, di un pezzo. Allora, considera che questi, essendo i primi brani del primo disco, insomma, d'esordio, sono stati scritti in diversi momenti, non è che c'è stato un unico momento di scrittura. Poi insomma i testi li scrivi tu, quindi magari c'è qualcosa. Ma in realtà non c'è un evento in particolare, però ogni canzone si riferisce a un evento particolare della nostra vita. Non so, potrei citare, che uscirà nel secondo volume, Milano, è un pezzo dedicato a Milano. Io abitavo in Brianza, a Monza, mi sono trasferita a vivere a Milano e questa città insomma mi ha un po' destabilizzata e quindi ne ho parlato. Però insomma nei testi si parla di tantissime, tantissime cose diverse, non c'è un evento in particolare a cui mi riferisco, se non di vita privata, ecco, un evento che anche voi. Sì, insomma, tutti i brani si riferiscono a qualcosa. Riderò, ad esempio, si riferisce ai no, che alle porte chiuse che ci si può ritrovare di fronte, alle delusioni su cui magari ci si trova anche a piangere, che poi possono diventare spunti per ridere dopo qualche tempo. Però ecco, insomma, si parla tanto anche di rivincita, di voglia di fare. Perfetto, questa ricerca di un sound un po' anni 60-70 deriva da vostri gusti comuni oppure avete cercato questa strada per un preciso target discografico? No, beh sai, sì, sicuramente è il discorso di ciò che ci accomuna innanzitutto negli ascolti,
Poi comunque, ripeto, a noi piace proprio suonare, cioè suonare veramente, e quindi inevitabilmente siamo forse un po' fuori dal nostro tempo, nel senso che non ci piacciono molto i suoni del computer, generati solo da un computer. Noi abbiamo bisogno di mettere mano allo strumento. L'abbiamo voluto fare in modo molto preciso e come si faceva infatti una volta, a maggior ragione che abbiamo registrato su nastro, che è appunto un metodo di registrazione che ormai è scomparso da almeno 20 anni. Però insomma, diciamo che sì, c'è sia un'attitudine molto spontanea al suono analogico, comunque a quello che può essere un suono anni 60, sia sicuramente derivato dai nostri ascolti, ecco, quello sì. Perfetto. Vi ritenete un gruppo più da concerto o da studio di registrazione? Ma adesso parlo per me, ma credo di parlare per tutti. In realtà io penso entrambi, cioè nel senso, una cosa non prescinde l'altra. Cioè il disco ora lo fai per poi poter andare in giro a fare concerti. Quindi noi adesso siamo in giro attualmente per l'Italia perché abbiamo fatto il disco. Quindi sono due cose che vanno di pari passo. Ci divertiamo tanto sul palco quanto poi in studio di registrazione, e appunto le due cose sono talmente necessarie per vivere l'una all'altra, quindi è necessario fare dischi per suonare, è necessario suonare per fare dischi, che non starei troppo a... Sì, poi come band insomma ci troviamo. Oh, ci stavo pensando, in realtà a me piace, cioè, mi piace, sono due cose diverse, mi piacciono entrambi. Lo studio mi fa scoprire quello che sto registrando, mi fa sentire quello che registro, mi sento e mi scopro, invece dal vivo do tutto, mi piacciono tutte e due, insomma. Ecco. Io mi sento più da live, però no, ovvio, adesso, per non essere retorici, effettivamente uno serve all'altro, perché poi il live che fai, l'esperienza che crei live lo porti in studio, anche per costruire il suono. Il suono evolve suonando. Il live ti porta ad evolvere e portare questo risultato in studio, indubbiamente. Ascoltiamo. Tutte e due sono affascinanti, sono due mondi affascinanti. Ora in questo momento siamo nella fase live, che per me personalmente è la fase proprio della magia, quando dici ok, adesso che abbiamo fatto la magia in studio, però portiamola dal vivo. E quindi c'è il fatto di ogni sera performare, quindi dare il 100, e in più dare il 100 con la band, cioè deve nascere sempre di più il sound della band. Cioè noi siamo una band, abbiamo un sound da band, e live deve uscire, quindi noi ogni sera diamo il 120, e quindi è bello per quello. 122 quindi adrenalina a 1000. Sì. Siete arrivati con un van, questo tra l'altro è molto bello, come negli anni 60 praticamente. 9 ore di viaggio, un po' stanchi, vero? Pochino, sì, ci hanno chiamato pochino. Ci hanno chiamato IP 2.0 perché giriamo col Volkswagen, però il Volkswagen modello nuovo, no? Quindi insomma un piede nel futuro e un piede nel passato. Beh sì, giriamo, ma poi andiamo tutti molto d'accordo, per cui è bello anche condividere spazi. Per ora. Per ora ci divertiamo, poi condividiamo anche spesso la camera, il bagno, per cui insomma c'è tanta affinità. Quindi io direi che è il momento giusto per ascoltare, per vedere il videoclip di Insonnia, visto che il sonno è quello che manca in questo momento. Sorvendoti delle tue doti a metà, è l'anno.
Bene, mi dicevate, voi avete ascoltato un po' di brani durante il viaggio, cosa ascoltate di solito? Ma dipende molto da chi guida, infatti, perché poi c'è anche chi ama il silenzio, c'è chi ama ascoltarsi la musica in cuffia nonostante sia tutti insieme. Vero. Adesso stavamo ascoltando i Motor Psycho prima, Tenco. Cosa abbiamo ascoltato adesso? In 8 ore, me lo ricordo, io dormivo anche un po'. Sì, ma in realtà dicevo loro prima, abbiamo ascoltato relativamente poco oggi. Abbiamo ascoltato appunto Motor Psycho, Tenco, qualcosina di blues, qualcosa di qualche nostro collega emergente che ci ha dato da sentire. E poi appunto lì dipende da chi guida decide. Ha il diritto, almeno, dato che già deve guidare, chi guida decide. Poi in realtà è il più bravo DJ del van è Cucu, no? Ma così dicono in realtà. Io ascolto tantissimi dischi e ascolto di tutto. Quindi appena salgo dopo guidare metto sul primo disco che mi viene in mente, che solitamente diciamo che più o meno viene apprezzato, ecco. Ci mette più d'accordo. Quali sono le maggiori difficoltà che incontra una band emergente, anche se avete le vostre esperienze, per imporsi sul mercato? La Carosello vi ha dato un'opportunità, ma non credo che sia stato facilissimo. No, ma non lo è mai facile. Cioè, ad oggi, infatti, firmare con un'etichetta non è più come una volta, dove c'erano sicuramente un percorso un po' più facile. Il problema sta nel calo delle vendite, che è fisiologico di questo periodo, nella difficoltà anche se vuoi di passare in radio, ma anche questo deve essere una conquista, chiaramente. Quindi l'importante è resistere, avere pazienza e continuare a fare la propria musica con convinzione, cercando di raggiungere, se non altro, dei livelli alti qualitativamente e che possono anche piacere al grande pubblico, insomma. Quindi dove vi immaginate tra 10 anni? Guarda, mi fa ridere questa domanda perché me l'avevano fatta 10 anni fa. E 10 anni fa io avevo detto, e io però avevo 15 anni, dicevo, mi piacerebbe essere sulla copertina di un disco, e le persone a cui l'avevo detto si erano messe a ridere. Adesso sulla copertina di un disco, in effetti, poi non ci sono finita perché c'è la rotella, però insomma il disco è stato fatto, quindi il foglietto, ci sono le mie foto. Quindi tra 10 anni mi piacerebbe ancora essere sulla copertina di un disco. Non so, voi cosa dite? Sempre a Bari, a San Nicola però. Ma noi ci contiamo, anzi speriamo di portarvi fortuna, di solito è così. Adesso avremo la possibilità di ascoltare un brano live che proporrete stasera qui al Kabuki, quindi io vi ringrazio, vi auguro il meglio e ci vediamo a Bari in futuro. Ricordate che è una tappa fissa questa. Sicuramente diventerà tappa fissa. Poi magari te lo confermo dopo cena. Voglio vedere come si mangia. Però sicuramente sì, ci vedremo di nuovo. Grazie. Grazie.